Firpoli, Sì. Testa, Valerio Testa, sempre lui, eh? Sì, ha fatto il cartello. Approvo, io accetto questo tipo di votazione. Se il segretario è d'accordo, per me va bene. Certo, Presidente, lo vediamo chiaro e forte. Zanardi. Sì. Arosio, sì. Bogani. Bogani. Gianluca Bogani. Bogani. Ha una difficoltà. Ah, se io lo vedo anche storto, Bogani. Passiamo, lo richiamo dopo. Papaleo. No. No. Boato. Il contrario. Contrario. Landro. No. No. Rienzo. No. No. Mosconi. Contrario. Bofi. No. Togliatta. No. Ghioni. Contrario. Contrario. Richiamiamo Bogani. Sì, sono tornato. Contrario, grazie Presidente. Dunque, siamo scrutinatori. Abbiamo 16 16 contrari e 8, scusate, no, sbagliato, 16 favorevoli e 8 contrari. 9, 9 9, 9. contrari. Ah, scusate, non ho considerato, sì, Va Bogani bene. veniva per la fine. Dobbiamo votare ancora, signori, dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Vi devo rifare di nuovo l'appello. Allora, sindaco è favorevole, sì, contrario, no, oppure si astiene per l'immediata eseguibilità? Sì. Sindaco, abbiamo perso il sindaco. Sì. Sì, Caputo, Sì. Cattaneo, Sì. Marelli, Sì. Danza, Mazzola, Sì. Romani, Sette. Si è sentito? Sì. Si è sentito, Tiano, Tominetti, Castelli, Laganà, Scirpoli, Testa, Testa, voglio vedere il cartello, Testa, la tua figura sul cartello. Valerio Testa. Passiamo dopo Valerio Testa. Zanardi. Si vede? Ecco, scusa, da me Sì, non si lo vedevo. Che a vede? me arriva dopo. Zanardi. Elia Zanardi. Sì. Arosio, sì. Bogani. No. Papaleo. No. No, contrario. Boato. Contrario. Landro, No. Rienzo, No. Mosconi, Contrario. Boffi, Contrario. Torraca, Contrario. Ghioni, No. 16 favorevoli, 9 Presidente, io non ho visto Valerio Testa, però. contrari. Ha ragione, Esatto, esatto. ha ragione. Io l'ho visto. L'ho visto quando lo diceva l'abbonato, adesso non l'ho No, visto, dobbiamo scusa, emergere ancora. Testa, Sì. una seconda. Valerio Testa, prego, altrimenti lo togliamo. Sì, mi sa che sei incantato perché Sei vedo. incantato lì, Sì. niente. Allora lo cancelliamo e mettiamo 15 favorevoli, 9 contrari, d'accordo? Benissimo. Pertanto il punto si ritiene approvato. Chiedere. Con chi sta parlando, scusate? Scusate, non ho capito chi stava parlando. No, Allora. stavo chiedendo se si può richiamare il consigliere Testa. Si può chiedere al consigliere Testa di
ricollegarsi. Eccolo qua, lo vedete? Il scrutinatore, lo vedete, scrutinatori? Rienzo? Sì, lo vedo. Va bene. Diciamo, lasciamo 15, non cambia in sé, non cambia la sostanza. Segretario, lei cosa dice? Possiamo lasciare 15? Muovi cartello. Sì, va bene, chiusa la votazione, 15 favorevoli, 9 contrari. Sì, 9 contrari, pertanto si ritiene anche immediatamente esecutiva, il punto è stato approvato. Ora passiamo al punto successivo, il punto numero 6, l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno in corso. Presidente, posso chiedere la parola? Prego. È mezzanotte e 6 minuti. Volevo parlare noi, io. Sì, ha ragione. Posso dire una cosa io? Allora, io vuol parlare prima lei? Prego. Io questa sera volevo portare a termine tutti i punti, compresi. Non riusciamo a. Volevo far parlare lei? Non riusciamo a. Perché c'è un eco. Presidente, dobbiamo darci un metodo. Abbiamo sempre detto. O si decide in Commissione, si chiude la discussione. Noi avevamo chiesto anche di fare una convocazione. Ecco, comunque noi chiediamo di riconvocarla, perché comunque gli accordi sono che quando non è previsto in Commissione Capigruppo a mezzanotte si chiude, ci siamo dati questa regola con i verbali della Commissione Capigruppo. Io ce l'ho qua il verbale, dopo glielo leggo il punto. Comunque una cosa che dicevo è questa, io dicevo questa cosa, ragionavo in questa maniera, se noi portiamo a termine, visto che premesso che cosa? Premessa la particolarità e la unicità di questa modalità di trattazione, non è detto che tra un mese non sia la stessa modalità. Allora, io ho pensato, vorrei trattare tutti i punti, per cui non solo il punto 6 e 7, ma anche le altre interrogazioni. Io vorrei completare tutto l'ordine del giorno, così che il prossimo consiglio, che vorrei per i primi, insomma, a giugno, insomma, i primi di maggio, giusto, vediamo un attimo, a seconda degli impegni, insomma, che sono da vedere, i prossimi impegni, lo sto condividendo con voi, Perché arriviamo fino alle 3, Arriveremo fino alle 2, alle 3. Le dico una cosa, voltando anche questo aspetto, nella considerazione che domani è un giorno di festa. No, se siete tutti d'accordo, per me non è un problema. Io sto qua anche fino alle 4. Però, ecco, perché io direi già un metodo difficile. Io vorrei nulla togliere al metodo, che insomma è stata anche una prova, no? Un po' la tecnologia, però preferirei tornare al vecchio metodo del consiglio comunale dove siamo tutti presenti, sempre però a tutela della salute di tutti i miei consiglieri, tutti noi. E dobbiamo per cui pensare, ho detto, non vorrei fare un secondo consiglio comunale. Non dei suoi consiglieri, dei consiglieri. Io vi consiglio, sono presidente di tutti, io proprio tutto. No, non è mio consigliere, ok. Però, presidente. Presidente? Sì, prego, con chi parlo? Torraca, prego. Sì. Però è mezzanotte e 10, allora va bene voler continuare il consiglio comunale e terminarlo. Come metodologia ci siamo dati sempre quella di interromperlo alla mezzanotte o comunque terminare il punto. Non è necessario neanche riconvocare un consiglio comunale, si può interrompere e fare un'eventuale prosecuzione per non aver terminato la trattazione dei punti, se non ricordo male. No, allora posso leggere il punto? Perché l'ho preparato anche questo, ho detto in funzione dell'articolo 59 del regolamento, è stato deciso di fissare alle ore in commissione capigruppo alle ore 24 ore di chiusura dei lavori del Consiglio Comunale e a seconda dell'articolo 59 vigente del regolamento Consiglio Comunale demanda al Consiglio, non alla Commissione, la determinazione con cadenza periodica dell'ora entro la quale si concludono le adunanze del consigliere comunale. Considerato che nessuno dei presenti in quella Commissione aveva sollevato obiezioni alla proposta, conferma che la presente adunanza e quelle che seguiranno fino a nuova determinazione consigliare sarà conclusa alle ore 24, per cui da maggioranza consigliare si potrebbe decidere, ed è per questo che lo sto sottoponendo a tutti adesso, perché non è... Io direi, visto che la modalità è una modalità abbastanza difficile, complessa, e su questo siamo tutti d'accordo, ma obbligata,
per questioni di salute, di tutela della salute e di emergenza, se riusciamo a dedicare altre 2-3 ore a tutti i punti, io li tratterei tutti in tutto, anche il bonus e tutti, e almeno abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo concluso, insomma, rimetto a voi, chiedo la parola per una mozione d'ordine. Ho visto, sembra questa è la Landro, ma l'abbiamo già superata. Io farei per una prosecuzione, magari martedì sera alle 18, 2 ore si termina. Dobbiamo riconvocare tutto, riconvocare i tecnici. Torracca, è stata una cosa qua, è stata una cosa. Non è un problema, Presidente, è molto meglio che non andare avanti adesso. Ho sollevato soltanto, Papaleo, io ho sollevato soltanto, siete stanchi probabilmente. Se posso parlare, Presidente, che sono riuscito a rientrare. Prego, ma no, mi silenzio. Allora, io mi sono perso un po' gli ultimi 5-10 minuti, spero di non ripetermi, però nel senso, io ai capigruppo avevo fatto presente che c'era meglio convocarlo su 2 giorni, perché era la prima volta, era un esperimento e c'era il rischio che si andava lunghi. Secondo me oggi siamo ormai più di 7 ore che siamo in linea, abbiamo tutto il tempo per riconvocarlo tra una settimana, non ci rimangono tanti punti e possiamo lavorare tutti più tranquilli. So che non sarà facile da riorganizzare, però c'è anche da tener conto che bisogna tenere conto anche dell'aspetto che ne sono discussioni importanti e vanno fatte ad orari più consoni. Tra l'altro ci sono altri 2 punti importanti, più ci sono tutte le interrogazioni, ancora tante interrogazioni, per cui secondo me un prossimo consiglio magari in tre ore e mezza ce la sbrighiamo, ma continuare adesso veramente rischierebbe di diventare lunga e infinita. Io l'avevo detto di farlo su 2 date già in commissione capigruppo, era la cosa secondo me migliore. Chiudo qua, grazie. Va bene, grazie Bogani. Sospendo 5 minuti, vado a sentire anche i tecnici di là. Sospendo 5 minuti, signori. Andiamo a sentire cosa dico.
Allora, signori, signori. Prego. Tominetti, Scorta, dov'è Scorta? Rienzo, Varì, Mosconi, Sandro. Siamo qua. Ecco. No, perché non vi vedo, vedo tutte le caselle nere. Nel frattempo che si ricollegano tutti, sì, le confermo quanto gli ho detto prima, nel senso che non è necessario riconvocare il Consiglio Comunale. Ma infatti faremo una via di mezzo, però c'è il punto della Tari che necessariamente, Torraca, Umberto, necessariamente deve essere passato. Pronto? Io non la sento, può essere? Mosconi, io la sento benissimo. Mi sentite? Adesso sì. Ok, sto dicendo che il punto della Tari è il punto fondamentale per il quale abbiamo fatto il 30 aprile, se no facciamo il 7 maggio, è il punto fondamentale la Tari, il resto lo possiamo rinviare a settimana. Ma non è vero, guardi che la Tari si può fare entro il 30 giugno, non è vero. Mi hanno detto di no, adesso voglio sentire questo. Presidente, se posso intervenire. Prego, sindaco, prego. Punto di mediazione sul Consiglio. Guardate, faccio una riflessione di non più di 30 secondi. Allora, Tari va mandata e sono cambiate le regole. È vero che il termine è il 30 di maggio, il 31 di maggio, ma va mandato ad ARERA per far approvare il piano economico finanziario. ARERA si prende un tempo congruo per poterlo fare. Se non lo facciamo subito, rischiamo di non arrivare in tempo con l'emissione dei ruoli e di non riuscire a fare una dilazione di pagamento a favore dei cittadini. Quindi io chiedo al Consiglio tutto di votare quella. Sull'IMU, sulle tariffe IMU, sono le stesse degli ultimi 10 anni. Mi volete spiegare? Io chiedo alla mia maggioranza che è d'accordo di votarla. L'opposizione che l'ha votata per 10 anni, c'è un motivo particolare perché quest'anno non vuole votarla o è un altro motivo? Altrimenti chiedo al Consiglio di votare la prosecuzione. Ah, che abbiamo anche le interrogazioni però, signor Sindaco. Le interrogazioni possiamo rinviarle. Perché sempre le interrogazioni vanno rinviate, non ho mica capito, già le abbiamo portate troppo lontano, secondo me, o tutto niente. Allora discutiamo anche le interrogazioni, io non ho problemi. Però adesso ci dà almeno una mezz'oretta di relax, perché io comunque da 7 ore sono seduto, io almeno mezz'oretta per mangiare qualcosa vorrei prenderla. Se questa è la posizione del suo gruppo, io non ho problemi. Chiedo gli altri. Quindi ci dobbiamo rivedere verso la 1. Sono le 12:15, la 1:15. Comunque, per il signor Sindaco, cosa cambia approvarlo? Vedersi domani o lunedì? Se non bisogna neanche convocarlo, cosa cambia? La data. Oggi è l'ultimo giorno di aprile. Oggi è maggio. La data non è vincolante, siamo già al 1 maggio adesso, no? La data non è vincolante. Siamo già il 1 maggio in questo io, momento. Io chiedo, Nunzio, scusa, adesso passiamo pure. Sulla questione IMU immagino che sia rapidissima, perché sono le stesse tariffe degli ultimi anni, quindi non è cambiato nulla e quindi immagino che anche voi siate d'accordo. No, signor Sindaco, c'è l'IMU di mezzo, abbiamo fatto un ordine del giorno, non è proprio così scontato. Allora, non è votiamo così l'IMU scontato. E votiamo la Tari, io ho necessità di votarla, altrimenti... No, votiamo solo la Tari, il resto ci lunedì o martedì? Martedì. Però lo facciamo... facciamo solo la Tari. No, ma Mosconi mi ha detto, l'altro del suo gruppo ha detto di proseguire... No, questa era una mia idea, se venivo, però io mi attengo un attimo a quello che decidono anche i miei colleghi. Va bene. Facciamo solo la Tari e lunedì o martedì ci vediamo con l'IMU e le interrogazioni, quello mi sembra già una cosa che possiamo ci anche può fare. Io sono d'accordo. Anche per me va bene. Allora, anche per me va bene. D'accordo. Va bene. Martedì però, martedì. Va bene martedì. Dai, facciamo martedì. Allora, facciamo la Tari. Presidente, però non alle 17, eh? Mi raccomando. Facciamo alle 18, adesso non so, 19. Ah, faccia alle 19:30, sono 3 ore. Dai, su. Come? La faccia alle 19:30, sono 3 ore, almeno sì. La gente può... 19:30 va bene, 19:30 va bene, da bene 19:30, martedì 19:30. Adesso si fa la pausa? No, non si fa la pausa.
Se andiamo avanti, la pausa non la chiedo. Andiamo avanti, la finiamo qua. Stacchi un attimo lei, si stacchi un attimo lei mentre c'è la presentazione. Cioè, no, 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 no. No, andiamo avanti, dai, ok. Finiamo solamente con il video. Finiamo e basta. Mosconi, si stacchi col video soltanto. Facciamo tale e poi lo spostiamo. Ma ho detto che non mi interessa la pausa. Va bene, se ci finiamo solo quel punto lì, iniziamo adesso e lo portiamo alla fine. Ok. Va bene. No, no, facciamo la tale e poi facciamo martedì. Ok. Perfetto, perfetto, ottimo. Allora. Richiamo tutti un po' all'ordine. Vediamo, vi voglio vedere tutti. Però visto che ci siamo, allora, io avevo detto lo facciamo sette. Allora, non vedo la scorta. Tiano, mi manca? Ci sono, ci sono. Bene, bene. Mi vedi? Sì, allora abbiamo detto che l'IMU la passiamo insieme alle interrogazioni e interpellanze, giusto? Sì. Benissimo. Allora passiamo al punto 7. Tassa di rifiuti, Tari, approvazione del piano finanziario dell'anno 2020. Cedo la parola all'assessore Cagnato per l'esposizione del punto. Grazie. Allora, facciamo una premessa generale prima. Questa è la tassa, la Tari l'abbiamo in teoria approvata già col piano finanziario del dicembre 2019, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, perché uno dei vincoli per poter approvare il bilancio di previsione è approvare anche le tariffe. In quella delibera del dicembre 2019 c'era anche però scritto che il piano sarebbe sostituito, il piano finanziario sarebbe stato sostituito nel momento in cui ci fosse stata certezza delle nuove modalità di calcolo date da ARERA che sarebbero arrivate successivamente. Nei mesi successivi questa cosa è avvenuta, per cui si è proceduto a chiedere al gestore di riformulare un calcolo di piano finanziario, quindi di costi, sulla base delle nuove modalità di calcolo date da ARERA ormai definitive. ARERA ci dice che entro il 30 giugno comunque va comunque determinato il piano finanziario, e poi aggiungo un'altra cosa ma ve la dico dopo. Rispetto alle nuove modalità di calcolo, chiaramente nella delibera viene riportato in maniera abbastanza sintetica, nella relazione d'accompagnamento è un pochino più definita. La prima valutazione che il gestore ha fatto aveva portato a un costo di 6 milioni e mezzo circa di preventivo di spesa. Questa quota, questo costo non era nei parametri degli indici di possibili aumenti che ARERA avrebbe autorizzato, per cui è stato chiesto al gestore di rifare il conto, e nel rifare il piano finanziario si è arrivati a una proposta di piano finanziario di 5 milioni e 963 mila. La chiarezza di questa cosa deve essere che noi abbiamo approvato un piano finanziario a dicembre di 6 milioni 100 mila.